il melodramma, il mondo delle emozioni. L'astro che illumina il melo è la luna. L'emozione, il sentimento, il petto che fende le acque e porta la nave dei sogni. Amare, sognare un'impossibilità è molto bello. La Douze, Sara Bernard, hanno dei gesti bello. Siamo alla fine dell'Ottocento, l'epoca fluviale in cui le operai si formano nelle città. I contadini fluiscono verso le grandi città e si crea un'infinità di situazioni mello, di disperazione. Il mello è il luogo del travaglio, del conflitto, della rivolta, della povertà. I luoghi fluviali, dicevo, il porto, una panchina, un incontro, delle persone così che vagano alla ricerca di un amore perduto, di un po' di soldi. È il mondo del mello. Sara Bernard, la Douze, mettono la mano sulla fronte per esprimere la disperazione. Erano i codici dell'epoca. Ma quando il troppo è troppo, quando il dramma è troppo, allora tutto si rovescia. E passiamo dalla tragedia del melò, dal vero sentimento del melò, alla comicità. Ecco arrivare Chaplin e Keaton. Siamo sempre nelle grandi città dove devasta la povertà e la fame, ma Chaplin va a rovesciare il senso delle cose e prendere in giro i ricchi. Ecco i suoi grandi film che traducono l'anima umana vagabonda, perduta nella città alla ricerca dell'impossibile amore. Il melò. Ognuno di noi ad un momento ha detto: nessuno mi capisce. Nessuno mi capisce, e questo è molto bello. Oscar Wilde non diceva: guarda la luna, sembra una piccola principessa dai piedi d'argento, sembra che balli. Ah, il melò.